A breve non sarà più questore di Palermo. Nicola Zito lascia il capoluogo siciliano per diventare prefetto e svolgere le funzioni di direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza. A prendere il suo posto ci sarà l'attuale questore di Foggia, Maria Rosaria Maiolino, prima donna questore di Palermo. Nonostante l'aumento dei conflitti sociali determinati dalla crisi economica e nonostante i tagli apportati al comparto sicurezza, il questore si è detto soddisfatto del sistema di controllo integrato del territorio che si è sviluppato in questi anni. Un sistema che ha prodotto risultati grazie anche alla collaborazione dei cittadini che hanno riacquisito interesse per la legalità, vedendo finalmente la sicurezza come un diritto da tutelare. Per Zito oggi è dunque tempo di bilanci. A 3 anni e 2 mesi dal suo insediamento ha fatto il punto sui risultati ottenuti nella lotta alla criminalità, senza tralasciare i quotidiani problemi di ordine pubblico. Secondo indiscrezioni, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla cultura Francesco Giambrone avrebbero bloccato tutto per la presenza di presunte irregolarità nella compilazione della graduatoria per l'aggiudicazione delle manifestazioni. Tanto che l'esito dei lavori della commissione è stato bloccato. Lo stesso primo cittadino avrebbe chiesto al segretario generale di accertare cosa stia accadendo in commissione. Certamente è anomalo, dice Giambrone, è sicuramente non accettabile per la qualità delle manifestazioni e per i servizi forniti ai cittadini che al 20 dicembre non sanno ancora chi dovrà fare cosa e con quali costi. Così è a rischio il concerto di fine anno e tutti gli spettacoli natalizi. Secondo le prime indiscrezioni erano emersi i nomi delle ditte vincitrici della graduatoria, l'elenco delle attività e anche il nome dell'artista che si sarebbe esibito la notte di Capodanno, Vinicio Capossela. Il segretario del sindaco Orlando, Fabrizio Dall'Acqua, avrebbe analizzato il tutto e dopo averlo riportato in una relazione completa avrebbe congelato ogni attività. Natale si avvicina, c'è più tempo per Capodanno, ma per i palermitani adesso capire come passare le festività è diventato un vero e proprio rebus. Biagio Conte è commosso. Ci guarda con lo sguardo di chi per Natale ha ricevuto il dono più grande. La richiesta di aiuto di 2 dei suoi fratelli è stata accettata e adesso 2 ordini professionali di Palermo si occuperanno di seguirli economicamente durante il percorso universitario. Quasi non ci crede, fratel Biagio, che attraverso i suoi occhi blu trasmette l'immensa gioia per l'aiuto concreto ricevuto e non solo per l'aiuto in sé, ma perché in un momento di crisi ha potuto stringere la mano a uomini che hanno dimostrato di essere ancora capaci di donarsi. Non è la fine, fratel Biagio ammette la presenza di una crisi, ma rilancia contro ogni uomo, fornendo a ogni fratello e sorella l'arma per sconfiggerla. L'amore per se stessi e per tutti gli altri, unito da un solo filo conduttore, il sapersi donare. Sono passati 23 anni dall'inizio della missione di fratel Biagio, che dalla stazione centrale oggi può contare sull'aiuto della sede di via Archirafi e della cittadella del povero di via Decollati, che conta oltre 500 immigrati arrivati dal 2001 ad oggi. Il suo sito ufficiale recita: è una missione, è un progetto, non ci sono limiti, molte attività sono state realizzate, altre devono ancora esserlo. La sezione palermitana dell'Automobile Club spegne 100 candeline e lo fa ripercorrendo le tappe della sua evoluzione e celebrando il mito della corsa più antico e famoso al mondo, la Targa Florio. Un convegno a Villa Niscemi è stata l'occasione per festeggiare l'evento grazie all'organizzazione di iniziative di carattere culturale a partire proprio dall'incontro. Una realtà importante a Palermo che ha assistito a un'evoluzione del costume dei siciliani portando alla ribalta gli storici raduni organizzati dai Florio ai tempi della Belle Époque. La ricorrenza è stata anche l'occasione per rendere un omaggio simbolico allo stile e all'eleganza di Franca Florio, personalità importante tuttora nell'immaginario collettivo palermitano, attraverso la rappresentazione di un abito che indossò nel celebre quadro di Giovanni Boldini.